Paola e Chiara, che fanno durante la giornata? Oggi niente di particolare, eravamo a casa, siamo state un po' al computer, abbiamo mangiato un'insalata insieme, abbiamo guardato un po' di televisione. Ieri siamo state in palestra. Ci piace molto perché ci libera la mente, ci rende anche più sicure nell'atteggiamento, nel modo di fare. Dovendo scrivere, dovendo affrontare il palcoscenico, magari 2 ore di concerto, stare in studio, eccetera, eccetera, ci vuole molta energia. Devo dire, ci stiamo attente ma senza grandi ossessioni, insomma, se no... Voi avete un sito, no? Nel sito ci sono tantissime fotografie che riguardano sia i backstage dei video che momenti più tranquilli, momenti in studio. Più relax. Sì. La vostra biografia. La nostra biografia, tutta la nostra discografia completa. È possibile acquistare anche i CD online. Questa è una cosa molto importante, soprattutto magari per delle persone che ci scrivono, non so, noi abbiamo dei fan dal Giappone, dei fan dall'estero che magari non trovano i dischi subito disponibili là e quindi li ordinano tramite il sito. L'indirizzo è www.paolachiara.it, scritto con la E minuscola, tutto minuscolo, con la E normale. Allora, dato che voi siete comunque internazionali, avete mai avuto esperienze curiose? Ah beh, quando siamo state in Brasile a fare il video di Festival, a un certo punto durante le riprese è arrivato un ragazzo italiano che o probabilmente era lì in... o in vacanza, ha visto che eravamo lì a fare il videoclip e ci ha urlato da lontano: forza Inter! Quindi voi siete interiste? Sì. Assolutamente. Ma ne siete sicure di questo? Mm-hmm. Sì, eh? Sì. Allora, voi vivete insieme? Innanzitutto com'è la convivenza? Litigate mai? Se litigate, che succede? Soprattutto come litigate? Chiara ultimamente passa molto poco tempo in casa per ragioni, diciamo così, sentimentali. Non è vero. Sei fidanzata? Nego tutto. Fino alla morte. Lei nega tutto ma io no. Quindi in realtà... No, scherzo. No, in realtà c'è molto poco tempo di litigare proprio per questo motivo, perché lei ultimamente è desaparecida e quindi diciamo che io ho tutta la casa per me. Capita invece di uscire con un ragazzo e dopo cena magari lui vi dice: non so, Chiara, andiamo a bere una cosa su da te, oppure Paola, e c'è o l'una o l'altra, cioè è imbarazzante, che fate? Il triangolo no, non l'avevo considerato. Voi avete iniziato la vostra carriera che eravate innamorate dell'Irlanda, sì. Invece adesso noi ci troviamo comunque in un posto che si respira molto latinoamericano, come mai? Nel fare musica la cosa che ci interessa di più è innanzitutto trasmettere le nostre emozioni e nel fare questo cerchiamo appunto insomma di non solo di prendere ispirazione dalla gente, dalle nostre esperienze personali ma anche dai viaggi. Dato che io vi ho visto, sono stata a un vostro concerto, tra l'altro anche molto emozionante e molto bello, com'è esibirsi dal vivo? È molto bello anche perché cantare è una cosa che ha a che fare molto con l'intimo. Quando tu canti è un po' come se ti spogliassi davanti alle persone, no? E quindi stai cantando dal profondo del tuo cuore e stai cantando una cosa che hai scritto tu. E quando vedi che dall'altra parte c'è una risposta reale, vera, autentica, perché poi l'autenticità la vedi proprio dal palco e dall'esibizione, allora ti senti come in estasi, è molto bello. Invece l'aspirapolvere, chi la passa? I lavori di casa sono una cosa un po' noiosa, però ci sono delle volte in cui uno è ispirato a volte lavorare in casa fa anche pensare, fa anche venire le idee. Noi salutiamo tutti gli amici di My Compilation, salutiamo e ringraziamo te e un bacio a tutti quelli in studio. Ciao! My.